Grande Fratello. Alfonso Signorini in lacrime. L'annuncio shock di poco fa. Devi uscire subito. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Le ultime dichiarazioni di Beatrice al Grande Fratello hanno suscitato molto clamore all'interno della casa. Durante una conversazione in giardino con Alessio e Greta, l'attrice ha espresso apertamente il suo desiderio per la prossima puntata in diretta. Vedere Anita eliminata dal gioco. Queste parole, che sono state catturate anche in un video postato sui social, hanno evidenziato la forte speranza di Beatrice. Nonostante la disapprovazione di alcuni concorrenti, l'attrice sembra decisa e conta sul sostegno del pubblico per realizzare questo suo auspicio. Alessio Falsone, pur non condividendo pienamente il pensiero di Beatrice, ha mantenuto un atteggiamento neutro, sorridendo alla fine del discorso. «Spero che non esca Anita, l'8 è la festa delle donne», ha commentato Falsone. Ma Beatrice è rimasta inflessibile nella sua posizione. «Io voglio che esca Anita. Anzi è l'unica che voglio che esca». Il desiderio di Beatrice di vedere Anita fuori dalla casa è condiviso da alcuni utenti dei social network, che non esitano a criticare pesantemente la concorrente. «Vogliamo che esca questa strega. Lei, Giuseppe, Paolo, Letizia, Greta e Grecia rappresentano il peggio», è uno dei commenti emersi online. Con le tensioni in aumento e le dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello sempre più complesse, la prossima puntata in diretta promette di essere ricca di emozioni e di possibili svolte, specie in relazione al destino di Anita nel gioco. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.